Allora, questa qua è una mappa di salienza degli stakeholder e serve a stabilire le priorità con cui gli stakeholder vanno coinvolti in un progetto. La mappa interseca tre diversi insiemi: l'insieme di stakeholder con potere, l'insieme di stakeholder con legittimità e l'insieme di stakeholder con urgenza. Che cosa vuol dire? Che gli stakeholder possono avere un certo potere rispetto al progetto, quindi possono influenzarlo, possono avere una certa legittimità di coinvolgimento rispetto al progetto e possono avere una certa urgenza, cioè delle esigenze rispetto al progetto. Questi tre insiemi si intersecano in varie maniere e formano dei sottoinsiemi, insomma. Per esempio, il sottoinsieme numero 4 interseca potere e legittimità ed è il sottoinsieme degli stakeholder dominanti. Cioè uno stakeholder che ha potere, ha ragione di essere coinvolto all'interno di un progetto, è uno stakeholder il rapporto col quale deve essere ben studiato e congegnato, ben seguito. L'intersezione numero 5 invece è l'intersezione degli stakeholder pericolosi, cioè uno stakeholder che ha potere e che ha delle esigenze può avanzare appunto delle pretese, per esempio, rispetto al progetto e queste vanno adeguatamente controllate per fare in modo che lo stakeholder non diventi troppo pericoloso rispetto agli obiettivi progettuali. L'intersezione tra legittimità e urgenza genera l'intersezione 6, che è quella di stakeholder dipendenti, cioè uno stakeholder che ha voce in capitolo e che ha un'urgenza, delle esigenze specifiche ma non ha potere, è uno stakeholder che dipenderà dal progetto e che in un certo senso non lo può influenzare. È interessante vedere che gli stakeholder pericolosi possono cercare di coinvolgere gli stakeholder dipendenti e questo aumenta la loro pericolosità perché aumenta la base di sostenitori, per esempio di un'idea avversa, di uno stakeholder che vuole osteggiare il progetto. Infine c'è l'intersezione di tutti questi tre insiemi, che è quella degli stakeholder decisivi, che sono quelli che vanno assolutamente coinvolti dentro il progetto. Vediamo degli esempi. Per esempio, le piccole e medie imprese e i liberi professionisti hanno un potere, ma non hanno particolare legittimità rispetto al progetto, né hanno delle particolari esigenze. Invece, degli stakeholder che hanno legittimità rispetto al progetto ma non hanno potere particolare né esigenze specifiche sono per esempio gli abitanti di Bari Vecchia, il terzo settore o i fornitori di servizi. Uno stakeholder che sta in questo insieme è uno stakeholder che si dice discrezionale, cioè vuol dire che il suo coinvolgimento in un certo senso è a discrezione di chi gestisce il progetto e il suo mancato coinvolgimento non cambia le sorti del progetto. Nell'insieme numero 3, per esempio, ci sono gli attivisti politici che hanno molte esigenze ma spesso non hanno sufficiente potere per far valere la loro posizione e diciamo rispetto al progetto della SOS potrebbero non avere una particolare legittimità. Ora vediamo delle intersezioni, per esempio gli inneschi di quartiere, i soggetti che hanno un particolare rilievo rispetto al quartiere, stanno a metà tra potere e legittimità. Perché? Perché un innesco ha un certo potere sulla sua comunità di riferimento e ha voce in capitolo come ce l'ha per esempio un abitante di Bari Vecchia. Attraverso gli inneschi gli abitanti di Bari Vecchia possono passare in questo insieme. Ricercatori e professori funzionano in maniera analoga. Così come, per esempio, gli enti locali che hanno potere e legittimità. Nel momento in cui un ente locale comincia ad avere delle particolari esigenze, allora può diventare uno stakeholder decisivo. E così si va avanti, i membri occulti, così si dice, le comunità di pratica fanno tutte parte dell'intersezione 4. Ora, degli stakeholder pericolosi, per esempio, sono quelli che hanno potere ed esigenze, per dire i difensori del copyright, chi va contro i principi della SOS. Oppure chi ha delle esigenze, per esempio, nei confronti di questo spazio in cui siamo adesso e ha anche il potere per reclamarlo. Ora, nell'intersezione tra legittimità e urgenza sono per esempio gli utenti della SOS, i migranti, i bambini e in generale le fasce deboli.
Questo perché? Perché hanno delle esigenze specifiche e hanno anche molto bisogno che le loro esigenze vengano soddisfatte, hanno una certa legittimità, possono avanzare delle richieste, però non hanno particolare potere per farsi ascoltare e dunque sono stakeholder dipendenti rispetto al progetto. Infine, all'intersezione tra tutti questi insiemi, per esempio, c'è il consiglio di amministrazione o chi ha una membership alla SOS. Queste sono persone che effettivamente, in un modo o nell'altro, hanno acquisito potere, legittimità e hanno delle esigenze specifiche. Il numero 8, invece, è quello degli stakeholder irrilevanti, cioè le persone che non hanno né potere, né legittimità, né urgenza e che quindi possono tranquillamente essere ignorate rispetto al progetto della SOS. Grazie. Questo possiamo